Tutto in cucina per scoprire l'arte culinaria ed iniziare a capire dosi, gusti e tempi di cottura. I protagonisti sono i ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down di Milazzo, che hanno seguito con molto interesse i consigli dell'ideatore dell'iniziativa, dottor Francesco Badessa, e della responsabile del laboratorio di cucina, Maria Vecchione. Come hanno risposto i ragazzi a questo progetto cucina? Benissimo, sono stati molto dolci e carini e hanno seguito tutto quello che veniva detto. Che emozioni sono queste, dottore Badessa? Sono grandi emozioni perché appunto stare con loro in una giornata e da questa mattina che cuciniamo è un divertimento continuo. E noi trasmettiamo qualcosa a loro, ci divertiamo, abbiamo mangiato assieme, e bello, imparano, bellissimo. Signora, hanno fatto delle domande particolari? Qualcuna, non molte. Tipo volevano sapere un pochino questo couscous, da dove veniva l'origine del couscous. Gliel'abbiamo spiegato e loro hanno preso molto bene. Per un giorno la sezione di Milazzo dell'IPD si è trasformata in un ristorante con tanti bravi cuochi che potrebbero anche intraprendere un percorso lavorativo. Abbiamo fatto col pomodoro, adesso fortunatamente la tovaglia sopra. Vai fortunato. Vai fortunato. Bravo. E poi la coperta. E poi la signora Nicoletta mette la coperta. Ok, così riposa al carduccio, riposa al carduccio, bravissimo. Aspetta che facciamo del benino. E adesso il couscous dorme fino a stasera, poi si mette la verdura e poi ce la mangiamo. E ci mangiamo in compagnia. A stasera. A stasera. Italia 1!